Ciao a tutti e benvenuti su Digital Best. È passato quasi un anno dallo scorso video sui migliori proiettori a meno di 100 euro e nel frattempo questa fascia di prezzo è stata letteralmente invasa da nuovi proiettori molto interessanti, con caratteristiche che prima si potevano trovare soltanto in prodotti a partire dai 150-200 euro in su. Si tratta pur sempre di proiettori entry-level, ma che sicuramente possono essere utili a creare il proprio home cinema a basso costo. Mi raccomando, vi ricordo che trovate tutte le offerte ai proiettori selezionati proprio qui sotto nella descrizione del video. E date un occhio anche sotto il prezzo perché potreste trovare un coupon sconto applicabile direttamente. Infatti alcuni di questi proiettori hanno prezzi di poco superiori ai 100 euro, ma con i coupon il prezzo scende. Come sempre vi invito a sostenere il canale in modo totalmente gratuito, lasciando semplicemente un like e naturalmente iscrivendovi se non lo avete ancora fatto, attivando la campanella per non perdervi le prossime novità. Cominciamo dal più economico della lista, il proiettore Hop Vision che vi presento ora costa circa 60 euro senza sconti. È uno dei più venduti nella fascia di prezzo fino a 100 euro e potrebbe essere una buona scelta se volete spendere poco e se non vi interessa il Wi-Fi. Ha una risoluzione nativa di 720p, direi ottima se rapportata con il costo richiesto, mentre la risoluzione supportata è fino a 1080p, quindi il classico Full HD. La luminosità dichiarata è di 5000 lumen e il contrasto è di 4500 a 1. Quindi abbiamo detto che non integra né Wi-Fi e né Bluetooth, ma c'è un set completo di porte utili alla connessione di vari dispositivi esterni. Troviamo infatti un HDMI dove connettere ad esempio la Fire Stick di Amazon, il notebook, una console di gioco e via dicendo. Una USB in entrata per leggere file da chiavette e hard disk e una USB in uscita che può tornare molto utile per la ricarica di dispositivi. Uno slot per la lettura di schede di memoria, la presa AV, il jack audio e una porta VGA. Integra due altoparlanti e può proiettare uno schermo da 30 pollici fino a 240 pollici. Nella confezione troviamo anche il telecomando e un cavo HDMI. Sembra avere un ottimo rapporto qualità-prezzo. Vi lascio il link all'offerta qui sotto in descrizione. Più o meno allo stesso prezzo dell'Hop Vision o poco di più, quindi parliamo di circa 65-70 euro, vi propongo anche questo proiettore della Jaber, il quale ha praticamente le stesse identiche caratteristiche del precedente. Ma in questo caso invece di una HDMI ne troviamo ben due. E poi anche qui non c'è il Wi-Fi, la risoluzione nativa è di 720p con supporto 1080p, luminosità dichiarata di 5500 lumen e rapporto di contrasto di 6000 a 1. Troviamo due altoparlanti integrati ed è in grado di proiettare uno schermo grande fino a 200 pollici. Compreso in confezione c'è il suo telecomando. Quindi se avete un budget per il proiettore di massimo 70 euro, la scelta tra questo Jaber e l'Hop Vision presentato poco fa ricade sul design, perché a livello di prestazione sono praticamente identici. A circa 85-90 euro, costo che vi ricordo potrebbe anche scendere se trovate il coupon sconto da applicare direttamente nella pagina di vendita, di cui trovate i link qui sotto in descrizione, abbiamo questo Vankyo Leisure 430. Si tratta di un videoproiettore con Wi-Fi incorporato, con il quale possiamo ad esempio eseguire il mirroring da smartphone o da PC senza cavi. La sua risoluzione nativa è di 720p con supporto fino a 1080p, la luminosità dichiarata è di 3800 lux, il rapporto di contrasto 4000 a 1 ed è in grado di proiettare uno schermo grande da 42 fino a 300 pollici. Integra un altoparlante che produce un sonoro di qualità discreta che permette di ascoltare l'audio senza necessariamente collegare uno speaker o impianti hi-fi. Ad ogni modo c'è la possibilità di farlo attraverso il jack da 3,5, al quale possiamo connettere delle cuffie o, come abbiamo detto, impianti audio esterni. Oltre al jack troviamo una porta HDMI, una USB, lo slot per le schede di memoria, la presa AV e quella VGA. Inclusi ci sono una comoda borsa per la custodia e il trasporto, il telecomando e un cavo HDMI.
A circa 100 euro c'è il proiettore della Wemius, anche lui con wifi integrato che permette il mirroring, quindi la duplicazione dello schermo da smartphone e PC tramite connessione senza cavi. Qui troviamo anche il Bluetooth, molto comodo per connettere cuffie e speaker esterni senza il fastidio dei fili. La luminosità è di 5800 lumen, il valore di contrasto di 5500 a 1, e anche qui abbiamo una risoluzione nativa di 720p con supporto fino a 1080p. Può proiettare uno schermo grande da 50 fino a 200 pollici e integra anche un altoparlante da 3 watt. Le porte disponibili sono una HDMI, due USB, la presa AV e il jack audio da 3,5. In questo caso non abbiamo lo slot per le schede SD. Quindi oltre alla connessione wireless è possibile utilizzare le porte presenti, in particolare l'HDMI, per connettere ad esempio chiavette come la Fire Stick e dispositivi esterni di vario tipo. Molto interessante come proiettore, soprattutto per la presenza del Bluetooth. E anche a lui spesso vengono associati coupon sconto che trovate sempre sulle pagine di vendita. Vi ricordo che le trovate tutte ai link qui sotto in descrizione. Il proiettore Top Throw che vi presento ora offre caratteristiche molto simili al precedente. Anche qui troviamo il Wi-Fi e il Bluetooth, che in questo caso è specificato che si tratta della versione 5.0. Quindi potremo ottenere il mirroring dello schermo del telefono e connettere cuffie, speaker e impianti audio esterni compatibili con il Bluetooth senza nessun cavo. La luminosità è di 5800 lumen, mentre il contrasto è di 5001. Anche qui, come del resto in tutti i proiettori di questa lista, la risoluzione nativa è di 720p con supporto fino a 1080p. La grandezza dello schermo può arrivare fino a 200 pollici. Le porte disponibili sono una HDMI, due USB, la presa AV, il jack audio, lo slot per le schede SD e anche la presa VGA. È incluso il telecomando. Quindi un proiettore completo di tutto, con buone caratteristiche ad un prezzo inferiore ai 100 euro. Trovate il link all'offerta qui sotto in descrizione. Ecco anche il video proiettore Boommaker S5 con Wi-Fi incorporato che permette il mirroring e anche il Bluetooth che però in questo caso viene aggiunto tramite una chiavetta USB inclusa in confezione. La luminosità dichiarata è di 6500 lumen e questo ne fa il proiettore con la luminosità maggiore di questa lista, almeno sulla carta. Possiede un rapporto di contrasto di 2001 e anche qui abbiamo la risoluzione nativa di 720p con supporto fino a 1080p. Le porte presenti sono una HDMI, una USB, il jack audio da 3,5, presa AV, porta VGA e lo slot per le schede di memoria. È in grado di proiettare uno schermo grande fino a 300 pollici e attualmente nella confezione è incluso uno schermo da proiezione da 100 pollici. Quindi se non avete una parete bianca disponibile, questo schermo incluso può tornare molto utile. Oltre a questo troviamo una comoda borsa per la custodia e il trasporto e anche il suo telecomando. Il suo prezzo pieno è intorno ai 120 euro, che però scende a circa 100 euro grazie al coupon sconto che trovate sulla pagina di vendita ai link che vi lascio qui sotto in descrizione. E come ultimo proiettore di questa guida all'acquisto per i migliori fino a 100 euro vi propongo lo Jabber V2, dal bellissimo design e con caratteristiche molto interessanti. Troviamo il Wi-Fi per il mirroring, ma non è compreso il Bluetooth. La luminosità è di 5800 lumen con rapporto di contrasto di 6001, sempre stando a quanto dichiarato dalla casa. La risoluzione nativa è di 720p con supporto fino a 1080p, integra un altoparlante stereo doppio da 3 watt e tramite l'uscita jack da 3,5 è possibile collegarlo a impianti audio esterni, come soundbar e altro del genere, per godere di un'esperienza sonora più vicino a quella cinematografica. Attraverso uno degli ultimi aggiornamenti del firmware sembra che sia stato introdotto il supporto Dolby per quanto riguarda il sonoro, ma è un'informazione da verificare. Proietta uno schermo grande da 45 fino a 200 pollici e attualmente con l'acquisto di questo videoproiettore viene dato in omaggio uno schermo in grado di aumentare ulteriormente la luminosità. Non è specificata la grandezza dello schermo di proiezione in omaggio. Per quanto riguarda la connettività via cavo, troviamo una HDMI, due USB, presa AV,
jack audio e slot per schede di memoria. La Jabber dichiara la compatibilità con la connessione di smartphone direttamente tramite USB, sia per quanto riguarda sistemi iOS che Android. In confezione ci viene dato anche il telecomando e un cavo HDMI. C'è l'imbarazzo della scelta. Sono proiettori fantastici per creare il proprio home cinema low cost, soprattutto se pensiamo che attualmente costano tutti meno di 100 euro. Vi ricordo come sempre che vi lascio tutti i link alle offerte dei video proiettori presentati proprio qui sotto nella descrizione del video. Se ti piacciono video come questo e vuoi sostenere il canale, è semplicissimo e gratuito. Lascia il tuo like, condividi e iscriviti se non lo hai ancora fatto, attivando anche la campanella per non perderti le prossime novità. Un caro saluto a tutti e alla prossima. Ciao!